si va avanti secondo il percorso prestabilito, che è un percorso approvato all'unanimità dalla Giunta Comunale e a grande maggioranza dal Consiglio Comunale. Indietro non si torna, bisogna differenziare. Da questo punto di vista ringrazio e ringraziamo tutti i cittadini mantovani, li ringraziamo anche dei suggerimenti o anche di quelle che sono sembrate proteste, ma non sono proteste, sono richieste all'amministrazione comunale per risolvere alcuni inconvenienti. Il sindaco e la giunta, il sindaco in modo particolare, non è né cieco né sordo, quindi abbiamo visto i lati negativi, soprattutto nella zona, nella nostra terza zona, cioè la zona UNESCO, perché ricordo che nella zona 1 e nella zona 2, in alcune periferie, il metodo non ha comportato nessuna controindicazione. Ci apriremo al resto del centro storico dal 1 di luglio anziché dal 15 di giugno, dal 1 di settembre partiremo con le periferie, quindi entro la fine del mese di settembre avremo un panorama completo della raccolta differenziata. Ecco. Sono stati apportati alcuni accorgimenti, soprattutto nella zona UNESCO del centro storico, finalizzata ad eliminare alcuni inconvenienti. In primis il materiale di tutte le attività per la ristorazione viene esposto e viene raccolto dopo la chiusura, quindi alle ore 23, 24, l'una di notte a secondo dell'orario di chiusura dei singoli esercizi. I cartoni che sono ingombranti dell'attività commerciale, viene riproposto il metodo della raccolta della pausa pranzo dalle 12 all'una, così come le pulizie dopo il mercato viene fatto subito dopo l'imminenza del mercato stesso. E ci sarà nella zona UNESCO la sperimentazione del cambio di orario, il cambio di orario invece che nelle ore serali l'esposizione avverrà al mattino dalle 7 alle ore 9, con una intensificazione della raccolta in queste zone. Scompare l'esposizione in questa zona nella giornata del giovedì, giornata di mercato, la carta che si esponeva il giovedì mattina la si esporrà il martedì e quindi non più 5 giorni di esposizione di materiale ma 4 giorni di esposizione del materiale. Rimaniamo aperti, lo voglio dire, se ci saranno ulteriori valutazioni negative, rimaniamo aperti ad altre possibilità, compreso anche il fatto, per esempio nel centro storico, di poter prevedere, se sarà necessario, se non elimineremo il problema estetico, il tema del conferimento magari in un altro modo, ma sempre con questa differenziazione dei materiali.